intervista prima e le chiedo questo che segue, le chiedo. Una delle parole più frequenti di questi ultimi anni è crisi. Si parla sempre di crisi, abbiamo parlato della crisi dell'editoria poc'anzi e si parla poi di crisi economica, di crisi della cultura e via dicendo, ma non dimentichiamo che la crisi sta attraversando anche i luoghi da sempre deputati alla custodia e alla trasmissione del sapere, le scuole, le università. Sorvoliamo sui concorsi truccati, sui cosiddetti baroni universitari, ma anche sull'oggettiva scarsità dei finanziamenti stanziati per la cultura, su cui si potrebbe scrivere almeno un libro intero. E soffermiamoci invece su questo piccolo dettaglio. Oggi sembra che la cultura stia uscendo sempre più dalle biblioteche e dalle aule universitarie e che si stia riversando in una modalità nuova e sicuramente discutibile nelle piazze e anche negli auditorium dei grandi festival filosofici, ad esempio per quanto riguarda la filosofia, come ad esempio appunto nel caso della festa della filosofia organizzata da Albo Versori, in cui centinaia di persone accorrono ad ascoltare il parere del filosofo intorno all'umanità, al suo destino e via dicendo. Sorgono qui diverse questioni, anzitutto il reale bisogno che la gente dimostra nei confronti del pensiero critico. In secondo luogo la già citata democratizzazione del sapere che, pur uscendo dagli ambienti chiusi delle università, rischia però di impoverirsi sempre di più in questa modalità. Quindi la domanda è: lei cosa ne pensa di questi festival filosofici e più in generale di tutti questi fenomeni di divulgazione della cultura? Si pensi magari anche alle letture della Divina Commedia di Dante, che non si fa più soltanto nelle università ma adesso anche nelle piazze. Ma innanzitutto io vorrei ricordare che quando Platone si è messo a scrivere i suoi dialoghi ha fatto la prima operazione di popolarizzazione, diciamo così, no? Cioè si usciva da un sapere arcaico che era appannaggio di pochi e che era costituito sostanzialmente su una sapienza che non si trasmetteva, non si comunicava, si ereditava da maestro a discepolo, diciamo così, o all'interno di tradizioni molto chiuse. Ecco, il fatto stesso di avere scritto ha inaugurato tutta un'altra avventura di cui siamo ancora partecipi. Detto questo, naturalmente ci sono due aspetti che secondo me vanno sempre tenuti presenti. Il primo aspetto è che una spettacolarizzazione della cultura ha tutti i difetti che sono facilmente immaginabili, che sono stati denunciati, ma se lo spettacolo funziona vuol dire che risponde anche ad un'esigenza, cioè che c'è un bisogno reale. La seconda questione è la domanda di quale sia il bisogno reale, e su questo non bisogna come dire, essere superficiali. Io non credo che le persone che vengono a sentirmi a Modena quando mi invitano al Festival della Filosofia siano veramente interessate alla filosofia, perché sarebbe un universo meraviglioso per noi filosofi immaginare che centinaia e centinaia di persone hanno la passione. Difatti uno dei fenomeni che sono più caratteristici, e questo non positivo, è che a questi festival, paragonando la quantità di gente e i libri che di fatto sulle bancarelle si vendono, non c'è rapporto. Si vende pochissimo. Quindi le persone ti ascoltano, ascoltano il tuo collega, ma non sono interessate alla filosofia. E allora la domanda vera è: a che cosa sono interessate e perché c'è questa esigenza di un pensiero critico, lo dicevi tu, e certamente questo è vero. Io direi che il punto qui, ed è la seconda grande questione, è che il sapere, soprattutto il sapere moderno e quello dei nostri giorni in maniera massima, si è enormemente specializzato. Quindi noi abbiamo specializzazioni culturali di altissimo livello che nessuno di noi potrà frequentare tranquillamente, deve essere un competente specifico. Ecco, però viene meno il senso unitario della cultura, cioè viene meno la risposta ai grandi problemi, viene meno la capacità di riflettere sulle questioni che sono appannaggio delle vite di tutti. È questo bisogno che chiama la gente, perché non vanno solo i festival di filosofia, c'è un festival di storia a Roma che è frequentatissimo e i nostri studenti a scuola non vogliono studiare la storia. Quindi ci sono questi paradossi, no? Ma in realtà in una cultura iperspecializzata come la nostra, il bisogno di un senso comune, di una cultura comune, in questo senso filosofico, diciamo, no? Ma anche comune nel senso che ti faccio capire cos'è la storia dell'arte, ti faccio capire cos'è la storia, ti faccio capire cos'è la fisica.
in modo che uno lo possa intendere pur non essendo né fisico né specializzato in scienze naturali. Ecco, questa è un'esigenza alla quale la scuola non dà più una risposta ragionevole, per tante ragioni, perché i professori non sono stati addestrati dalle università ad affrontare questo problema, ognuno è chiuso nel suo compartimento stagno, no? Se insegna letteratura non sa nulla di filosofia, non sa nulla di chimica, questo non è un insegnante della scuola secondaria. E in secondo luogo, evidentemente, non c'è stata una riflessione interna alla stessa filosofia capace di riportare la filosofia alla sua funzione, che non è quella di creare dei filosofi specialisti, degli storici della filosofia, degli analisti del linguaggio, che vanno benissimo, ma non svolgono la funzione che deve avere la filosofia di cemento della cultura, di fondamento, di radice, di terreno originativo della cultura. E di questo tutti sentono bisogno, perché ormai anche gli strumenti di informazione come la televisione eccetera sono specializzati in cretinerie, ma sono specializzati. C'è il cretino specialista, no? Che conduce il programma televisivo, cioè da nessuna parte abbiamo più un discorso umano, e quando tu lo fai la gente si sveglia, insomma, no? Si ridesta. Questo però è a livello di spettacolarizzazione, svolge una funzione, è evidente che c'è un gradimento, non risolve il problema però a monte, che giustamente tu sollevi, sì, ma dove si fanno alti studi, alta cultura, dove lì si risolve questo problema, per cui tutti i competenti devono però in qualche modo fra di loro avere in comune una filosofia, come diciamo noi, no? Cioè una visione delle cose, un approccio problematico alle loro stesse specializzazioni, cosa che non sanno assolutamente fare, no? Sono ottusamente chiusi e magari genialissimi nelle loro specializzazioni. Questa è la crisi della cultura del nostro tempo, è la crisi della cultura illuministica moderna, ma non per colpa dell'illuminismo, che appunto era la cultura dei filosofi, eh? Come dice Husserl, il problema non è l'illuminismo, è che noi abbiamo tradito l'illuminismo, no? Che abbiamo tradotto l'illuminismo in scienze specialistiche, in scienze che ormai hanno ignorato e la loro radice, il loro fondamento e il loro destino futuro. E questa è una grande rivoluzione culturale che temo non si possa più nemmeno fare negli Atenei, che quindi abbia bisogno forse di nuovi luoghi, di nuove occasioni, di un dialogo, come faceva Cartesio quando ha scritto il discorso sul metodo. Cartesio ha capito benissimo che se lo indirizzava ai suoi colleghi delle università nessuno l'avrebbe capito, e allora ha detto vabbè, lo dico alla gente, in modo che spiego alla gente che esiste la scienza, sapete? Che la scienza è importante, sapete? E allora dateci una mano per fare della scienza buona, perché io con le mie mani da solo non posso farla, devo avere una struttura, un'istituzione. Siamo a quel punto lì, non so a chi ci possiamo appellare, però forse qualche appello si può lanciare. Quindi nuovi supporti per il sapere, nuovi luoghi. E nuovi luoghi, che sono già supporti, perché il luogo è già sempre un supporto, no? In quanto tu lo frequenti e il suo corpo costringe il tuo, no? Passiamo adesso a un'altra domanda.